Oggi giornata relax. Passo Monte Croce, direzione rifugio col rotondo, dove ci sono le nostre merendine. Stai facendo il video della giornata? Sì, dovevi far vedere il rifugio col rotondo e la malga ne hai messo, come no, assolutamente sì. Sacco di ponti! È il sentiero 149 che ci porta verso il rifugio col rotondo e poi vi porto in Malta. E per capire dove dobbiamo andare? Andiamo nel lago dei Rospi, dov'è? Noi dobbiamo andare alla Malga col rotondo. Allora dovremmo andare a sinistra? Dal 149? Sì. Invece qua? Siamo ah, col Quaternà. Ah. Ah, ok, poi si fa. Ah, qui siamo al lago dei Rospi. Bene. Siamo giusti? Sì. Benissimo. La nostra guida oggi. La nostra guida alpina. Altro che Ragnar Barbarangelo. Legal. Alla grandissima! Alla grandissima! Uno sbarramento! Uno sbarramento, hanno fatto anche i gradini, guarda che roba! Guarda che roba! Anche i gradini! Tutta fatica per niente. Un altro che vuole arrivare nei rifugi in macchina. L'asfalto. L'asfalto, scusa. Scusami anche te. E magari bisogna arrivare dall'Austria. Ecco la nostra prima tappa di oggi. Malga col rotondo. Anche un agriturismo. Si può arrivare in macchina. Molto bello. Perché oggi era il trekking alcolico. Alcolismo. Quanto tempo ne danno questa salita? Da là fin qua? Quarto d'ora. Guarda che panorama, guarda che panorama! Un ulteriore ponte che ci permette di attraversare appunto il torrente, come vi fa vedere adesso Polpetta, che ti, guarda come si fa! Che bello, ah, che roba! Malga 20 minuti, ma mi ha detto 10 lui! Ma perché c'è un passo migliore! Ah, ecco! Solita pippa io, andiamo! Ma dai, non c'è niente là dietro. C'è il vuoto. Ma mamma. Beh, dopo il rifugio col rotondo, ora si va Malgarames. Là in fondo tutto il gruppo Popera Dolomiti di Sesto, tutto là in fondo. E là abbiamo le nostre così desiderate mumu. Andiamo. Eccoci finalmente. Sì. Molto bella questa malga, bellissima comunque fuori. E c'è il disegno dall'altra parte, bello, guarda, vieni a vedere, ti porto io.
guarda, guarda, guarda l'esodo. Dov'è Mosè? Questi qua stanno portando tutti. 1950. I navigli. Questo è un piccolo torrente sotto la malga. Bello. Una fauna prettamente rispetto a tutto il contesto in cui è. Esattamente. Biotopo. Però io ho detto fauna, ma penso che possa essere sia flora che fauna. Eh sì, mi sa di sì. Andiamo a vederla, dai. Dai, il biotopo. Dai, per te. Ah, lì, ma come mi sento vitto. Si conclude questo giro d'anello. Arriviamo al passo Monte Croce. Ora però per raggiungere la macchina si tocca andare di là. Abbiamo finito il giro? Oggi è andata così.